Ciao a tutti amici, sono Giusy e bentornati sul mio canale. In questo video vi presenterò tre facili ricettine fatte esclusivamente con il pollo, in particolare un paio di ricette con il petto di pollo e un'altra ricetta con un'altra parte, diciamo così, del pollo che poi vedrete nei video. Innanzitutto sono ricette che possono andare bene sia per la mia dieta, infatti le cucino per me, ma ovviamente per tutta la famiglia. Solo nella prima ricetta che vedrete uso diciamo un metodo e poi vi spiegherò diciamo vi dirò ecco nel procedimento come uso un metodo diciamo che non è proprio dietetico, perché lascio volutamente la pelle del pollo, e quindi ovviamente si sa è diciamo un qualcosa di molto di più grasso rispetto a magari al petto di pollo, ecco perché diciamo come preparazione non è proprio l'ideale per chi fa la dieta, però quella ricetta io la faccio così, ecco, per abitudine la faccio così. Chiaramente se avete dei consigli da darmi o comunque fate le stesse ricette in un altro modo, ditemelo, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Comunque mi piace anche imparare cose nuove e quindi io vi lascio subito al video. Se vi piace mi raccomando mettete un bel like, se non l'avete fatto iscrivetevi e attivate la campanella così da ricevere le notifiche dei nuovi video. Io vi lascio subito, ciao! Allora, quindi per questa prima ricetta avrò bisogno del pollo, questi sono dei quarti posteriori, il soffritto, io in questo caso diciamo sto usando quello già pronto, però se non ce l'ho nel congelatore ovviamente uso quello diciamo fresco, una bottiglia di sugo al pomodoro con basilico e dell'olio. Sicuramente per prima cosa vado a mettere un po' di olio nella pentola, e a dire la verità in questa ricetta ne metto un po' di più perché serve un po' più di olio, e anche il soffritto diciamo non mi limito a mettere qualche verdurina, ma insomma lo diciamo che abbondo un po' di più, ecco, anche con il soffritto, perché appunto è tanta la quantità, ecco, di pollo che devo poi andare a mettere. Nel momento in cui mi rendo conto che il soffritto è quasi cotto, perché come vedete non è neanche rosolato, quindi lo faccio stare veramente poco, e dispongo diciamo i pezzi del pollo, del quarto posteriore del pollo. In questo caso ho preferito metterne solo 4 perché i pezzi sono veramente grandi e Asia non mangerebbe neanche un pezzo intero di quelli, quindi alla fine è solo diciamo per noi tre, Asia mangerà giusto un pezzettino piccolo, e quindi copro col coperchio e faccio iniziare a rosolare per una decina di minuti, un quarto d'ora circa, e dopodiché inizio a girare anche le fette, perché ovviamente devono farsi da tutte e due le parti bene bene, e come potete notare io non ho tolto la pelle del pollo, e so che è grassa, infatti sicuramente molti di voi diranno però è giustamente grassa la pelle, in realtà molti la tolgono, però per abitudine in questa ricetta, come vi ho già detto, preferisco lasciarla, comunque dà sempre più sapore al sugo. Adesso invece vado ad aggiungere la salsa, e in questo caso vi ho fatto vedere che sto usando la salsa, quella diciamo già pronta, con il basilico, che comunque ha un profumo in più, ecco, un profumo un po' più particolare. Qui ho aggiunto un pochino di acqua perché comunque nella bottiglia ne rimane veramente tanta ed è un peccato non utilizzarla e andarla a buttare, quindi l'ho diluita un po' con l'acqua e niente, l'ho rimessa nella pentola cercando di coprire il diciamo tutto il pollo, e come ho fatto prima appunto metto il coperchio e attendo un po' la cottura girando sempre di tanto in tanto il pollo.
E quindi la cottura del pollo adesso è terminata, non mi resta che spegnere. Chiaramente rimane sopra un po' di olio, ma non è altro che il grasso della pelle, che ovviamente andrò comunque a scolare e a togliere. Allora, per questa ricetta invece andrò ad utilizzare sempre il petto di pollo, in questo caso sono 4 fettine abbastanza grandi, il pesto, un pomodoro e una mozzarella. Inizierò col tagliare la mozzarella a fettine e il pomodoro, perché li andrò a disporre sul petto di pollo insieme al pesto. È veramente semplicissima, però è una ricetta molto 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 gustosa che piace sia ad adulti che bambini. Ora inizio a tagliare la mozzarella e il pomodoro. Adesso in questa pentola mettiamo un filo d'olio . Accendiamo il gas e disponiamo le fettine di petto di pollo. E le facciamo rosolare appena, scusate i rumori perché ho preso il coperchio, chiudendo qui, quindi le facciamo rosolare ma giusto 5 minuti, dopodiché procediamo con il resto. Allora, vado a girare le fettine. Facciamo così perché questa si era attaccata. Allora, adesso sopra dispongo semplicemente un cucchiaino di pesto ciascuno. Adesso aggiungo le fettine di mozzarella tagliata, qui mettiamo queste perché sono più grosse in quanto la fettina effettivamente è più grossa, qui ne basta anche una e qui mettiamo quella più piccolina, ok. Successivamente metto i pomodori che abbiamo tagliato prima, preferisco mettere quelli grossi sempre qui perché è la fetta più grossa e quindi vanno meglio. Beh, qui tagliamo una fettina, ok, perfetto, saliamo il tutto. Non troppo sale. Perfetto, vado a coprire e metto al minimo la fiamma, perché alla fine il pollo è quasi già fatto, perché le fette sono molto sottili, quindi si cuoce facilmente. Bisogna semplicemente far sciogliere la mozzarella, quindi andranno via circa 10 minuti. Perfetto, è praticamente pronto. Guardate, la mozzarella si è sciolta e il pomodoro si è leggermente cotto, ma voglio dire non ha bisogno di essere cotto appunto completamente, quindi non mi resta che impiattare.
Per questa ricetta invece mi serviranno sempre 4 fettine di petto di pollo, ovviamente le quantità poi le scegliete voi, un piatto di farina per impanare il pollo che poi andrò a tagliuzzare in pezzettini piccoli, mezzo bicchiere di latte, olio extravergine d'oliva, un dado, io uso quello per brodo vegetale, e un pochino di vino bianco. Ora inizierò col tagliare il pollo per poi impanarlo e metterlo direttamente in padella dopo che avrò messo un pochino di olio sulla base. Allora, adesso metto un po' d'olio, ok, accendiamo sotto. Ok, vabbè, adesso si è disteso tutto l'olio e vado a girare. Così da impanare per bene tutti i pezzi di pollo che, come avete visto, essendo fettine, sono molto sottili. Chiaramente se dite al macellaio di lasciare il petto di pollo intero, vi verranno chiaramente dei pezzi un po' più doppi, e man mano li disponiamo nella padella con l'olio. Amici, io spero che queste 3 ricettine vi siano piaciute e io vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao a tutti, amici!